Il borgo di Navelli, dove nasce e trova cura l'oro rosso d'Abruzzo, lo zafferano più buono del mondo, ha ospitato il quarto evento di avvicinamento al Festival Nazionale dei Borghi Più Belli d'Italia. Antonio Di Marco, presidente dell'Associazione I Borghi Più Belli d'Italia, Abruzzo e Molise. Navelli è una tappa fondamentale tra quelle di avvicinamento al Festival Nazionale, la quarta con precisione, ma anche perché Navelli è la quarta a livello nazionale tra i borghi più belli d'Italia, così definita dalla trasmissione alle falde del Kilimangiaro, e quindi è un'occasione straordinaria quella di oggi, dove abbiamo avuto Grazia Francescato che ci ha raccontato delle esperienze utili e importanti da mettere in piedi nei territori minori come questo e come tanti altri che noi rappresentiamo, ma lo stesso chef stellato Zonfa che ci farà rivivere da vicino le esperienze della cucina tipica, valorizzando appunto lo zafferano. Ma insomma, l'attività messa in piedi dall'Associazione Abruzzo e Molise è un'attività che guarda con fiducia al futuro, al Festival Nazionale che si terrà ad Abateggio e Caramanico il 9, 10 e 11 settembre, dove porteremo quell'Italia meno conosciuta a essere conosciuta a livello non solo regionale ma soprattutto a livello nazionale. Noi abbiamo l'ambizione di far diventare attrattivi i borghi certificati per poter aiutare poi le due regioni a essere meglio veicolate in termini di flussi turistici che sono interessate ai nostri luoghi di appartenenza. Nell'ambito della manifestazione, Navelli ha anche ospitato una delegazione di 28 operatori provenienti dall'Arabia Saudita, al fine di far conoscere il territorio e nello specifico lo zafferano. L'assessore all'agricoltura Emanuele Imprudente. Una delegazione di sauditi che sarà qui 3 giorni a visitare parte dell'Abruzzo, ma soprattutto incontri con l'azienda sull'agri-food, frutto del progetto di internazionalizzazione che è partito con l'Expo di Dubai. Per la prima volta come Regione Abruzzo abbiamo fatto un progetto organico di internazionalizzazione, avendo come braccio operativo ARAP, e con questa azione che abbiamo fatto a Dubai, poi a Bruxelles, abbiamo attirato l'attenzione nel mondo e finalmente per la prima volta vengono e ci sono i primi risultati. Sarà un incontro con le aziende, con i nostri prodotti, nel frattempo anche un elemento vero di promozione del nostro territorio. L'internazionalizzazione è un qualcosa su cui stiamo puntando, su cui stiamo cercando di fare un salto di qualità come regione complessivamente, proprio perché il valore della forza che ha l'agri-food a livello comunicativo per le eccellenze che abbiamo, per la qualità dei nostri prodotti, ci consentono di essere, diciamo così, protagonisti su tutti i mercati e quindi attirare e creare quel valore unico che è il valore che l'Abruzzo è in grado di mettere in campo.